la leggenda. Immaginate tutto quanto, non dimostrato, fosse raccontato, premettendo queste due innocue paroline. Racconta la leggenda. Ebbene, forse sarebbe il caso di lasciare andare questo argomento sul nascere. O forse è meglio fare un'esperienza diversa per soddisfare la curiosità del bambino che è in ognuno di noi. Chiudiamo gli occhi, tappiamoci le orecchie e restiamo immobili in un posto comodo e protetto. Per un po' di tempo isoliamoci ascoltando. Niente, neanche la voce, e soprattutto senza l'assillo della coscienza. Dimentichiamo tutto, fede, indottrinamenti, certezze inculcate, tramandate, messaggi subliminari, occulti ed altre diavolerie. Forse non sapete, ma la parte non cosciente capisce, conosce e registra anche quello che non sa. Allo stato cosciente, poi, lo dà per scontato. Iniziamo trasferendoci mentalmente nelle vesti del primo solitario bambino comparso sulla terra. Dopo continueremo. Vi raccomando, non fate questa esperienza mentre guidate o durante la digestione. Potrebbe essere pericoloso. Iniziamo in silenzio. Eccoci qua. Com'è andata? Che avete visto? Cosa avete udito? Cosa ricordate? Niente. Assolutamente niente. La maggior parte penserà che abbia approfittato dell'esperimento per farsi una breve interruzione dallo stress quotidiano. Così non è. Non ricordate, perché c'era niente. Tutte le certezze erano svanite. Il libro della vita era bianco. Il primo bambino venuto sulla terra 50.000 anni fa ancora non aveva avuto maestri. Egli stesso poi lo sarebbe divenuto. Inizia l'evoluzione. A questo punto dell'esperienza, essendosi creato un vuoto mentale come era per il bambino primordiale, ora lo stesso che è in noi non può esserci d'aiuto.
qualsiasi risposta ci darebbe sarebbe influenzata nuovamente da tutti i condizionamenti. Ecco costruita un'altra certezza. Ecco perché questa favola non